Ripuliamo le spiagge, continua l'iniziativa della sezione di Trapani della Lega Navale per raccogliere rifiuti dal litorale. Questa mattina è toccato alla spiaggia Tipa e a quella di San Giuliano. Buongiorno e bentrovati con la nostra prima finestra informativa dedicata alla notizia del giorno. Questo è il nostro servizio. Questa mattina oltre 50 volontari di diverse associazioni, assieme agli studenti di alcuni istituti trapanesi, si sono dati appuntamento nella spiaggia di San Giuliano e in quella della Tipa per pulire il litorale dai rifiuti, come fatto nelle scorse settimane lungo la scogliera del porto Peschereccio e alle mura di Tramontana, riempiendo decine di sacchi di immondizia con dentro praticamente di tutto, come ricordato dal presidente della sezione di Trapani della Lega Navale, Nicola Di Vita, che ai nostri microfoni ha annunciato che la prossima iniziativa sarà nel litorale del Ronciglio, lanciando infine un appello ai cittadini e alle istituzioni. È veramente, credetemi, inverosimile. Non possiamo immaginare quello che troviamo nelle spiagge se non andiamo proprio personalmente a vederle queste cose. Credetemi, è impensabile che le nostre spiagge siano talmente inquinate di vetro, plastica, di tutto. Abbiamo avuto l'istituto nautico, il geometra, la guardia costiera ausiliaria e alcuni volontari, alcuni soci della Lega Navale e anche altri volontari che ci hanno visto, sono stato gratificato, devo dire, dei cittadini trapanesi che hanno visto che raccoglievamo e mi hanno chiesto di essere contattati, mi hanno dato il loro numero di telefono perché vogliono partecipare alle prossime giornate di pulizia che saranno il 22 e il 24 marzo. Dove? E saranno il 22 alla spiaggia di Ronciglio e nuovamente al porto Peschereccio, perché magari è stato pulito non più di un mese fa e di nuovo vergognosamente sporco, quindi lo ripuliremo il 22 e il 24 invece andremo alla spiaggia di Marausa e sarà coinvolta anche la scuola di Marausa. Dopodiché finiremo il percorso del 2018-2019 e presenteremo l'attività svolta. Facciamo un appello ai cittadini trapanesi perché si rendano veramente conto di quanto danno stiamo facendo all'umanità, ai nostri figli, ai nostri nipoti, perché veramente noi non andremo avanti, così si muore. Un'altra cosa veramente che poi lo faremo presente alle autorità, noi abbiamo trovato, oltre all'immondizia sulle spiagge, abbiamo trovato immondizia così messa vicino dei cassonetti di tutti i tipi, lasciata dai cittadini che la lasciano in riva al mare, qua siamo sulla litoranea. E lì le autorità dovrebbero, secondo me, intervenire in qualche modo, bisogna studiare il sistema qual è, ma noi non possiamo consentire che il cittadino discarichi di tutto, computer, frigoriferi, a bordo immondizia, a bordo della litoranea, e poi il vento ce le porta a mare. Con la notizia del giorno ci fermiamo qui, vi aspetto dopo la pubblicità. Arriva il nuovo prefetto Darko Pellus, si appresta a lasciare Trapani al suo posto a Palazzo del Governo, arriverà Tommaso Ricciardi. Tempo di scinnute, a Trapani si sono aperti i riti quaresimali che introducono la Settimana Santa, ieri è toccato ai primi 5 gruppi della processione dei misteri. Scatti e riscatti, questa mattina all'Istituto Tecnico Giovan Battista Amico di Trapani ha preso il via il workshop fotografico realizzato in collaborazione con Canon. Lezioni d'amore, questo è il titolo dell'iniziativa promossa dall'ASP di Trapani e dall'Istituto Rosina Salvo in occasione della Giornata Internazionale delle Donne. Che parli il campo, dopo le vicende societarie che hanno interessato il Trapani Calcio, domani alle 14.30 i Granata scenderanno in campo contro la Casertana, poi alle 17 toccherà alla Pala Canestro Trapani affrontare Bergamo. Una terra libera dalla mafia, un futuro migliore per Trapani e per la Sicilia, finalmente libera dalla morsa di Cosa Nostra. È questa la speranza dei cittadini, intervistati oggi per la rubrica On the Road che andrà in onda nel nostro approfondimento delle 14.20. Eccoci ancora insieme con le nostre notizie. A Trapani arriva un nuovo prefetto, va via Darko Pellus e arriva Tommaso Ricciardi, esperto nella logistica dell'immigrazione.
Il dottor Pellos ha sostituito nel mese di luglio del 2017 il dottor Priolo alla guida della prefettura di Trapani. Oggi l'avvicendamento disposto dal ministro dell'Interno lo porterà a ricoprire l'importante incarico di direttore generale per le risorse umane presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. A Trapani arriva il dottor Tommaso Ricciardi, proveniente dal distretto per i servizi civili per l'immigrazione. Una scelta certamente non casuale, quella del nuovo prefetto, in un territorio dove l'accoglienza degli immigrati in passato è stata un'emergenza, seppure ben gestita. Proprio sul tema dell'immigrazione avevamo ascoltato recentemente il prefetto Pellos. Il tema di immigrazione è un tema fluido, non c'è mai un punto di arrivo. Cioè, l'immigrazione è un fenomeno che va governato, come lo sta facendo attualmente il nostro governo, come l'ha fatto anche il precedente ministro, ma sicuramente il ministro Salvini si è impegnato in modo particolare sul tema. E non c'è mai un punto d'arrivo, nel senso che sono necessari accordi, sono necessari accordi con le nazioni dai quali i migranti si muovono, e c'è un sistema che a mano si deve adattare all'evoluzione che il fenomeno migratorio assume nelle varie sue sfaccettature. Oggi c'è l'esigenza di un centro per il rimpatrio, che tra l'altro funziona in maniera adeguata, con le forze dell'ordine c'è una perfetta intesa, c'è una capacità anche di adeguata di controllo, eccetera. E quindi le persone che sono provvisoriamente ospitate nel CPR poi vengono avviate sistematicamente verso i paesi di rimpatrio con gli accordi che si applicano con i paesi di loro provenienza. Inizia il mercato del pesce, sequestrati oltre 350 kg di prodotti. Il pesce era in bella vista su alcuni banconi di legno improvvisati, privo di qualsiasi documento sulla tracciabilità e in barba a qualsiasi norma igienica. Maxi sequestro ieri mattina in piazza vittime della motovedetta Maria Stella, ex piazza Scalo d'Alaggio. L'operazione, che ha portato al sequestro di oltre 350 kg di prodotti, è stata messa a segno dalla polizia di concerto con gli uomini della Guardia Costiera e la Municipale. Tre i pescivendoli colpiti da una sanzione di 1.500 euro ciascuno. Nel corso dei controlli sono stati rimossi alcuni congelatori nascosti nei dintorni della piazza e utilizzati dai venditori abusivi per conservare il pescato, alcune bilance ed altri materiali. Le attività di contrasto alla vendita abusiva proseguiranno anche nei prossimi giorni. È stato sorpreso a spacciare nei pressi del centro per immigrati la locanda di Castelvetrano in manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti alla Gibas di 31 anni originario del Gambia. I poliziotti lo hanno sorpreso mentre stava cedendo una dose di hashish ad un cliente. Il giovane è stato subito bloccato. Gli agenti, controllando la zona, hanno rinvenuto occultato tra le pietre del muro che costeggia la strada un sacchetto contenente 19 stecche di hashish. Il 31enne alla fine dell'udienza di convalida è stato sottoposto all'obbligo di firma presso la sezione di polizia giudiziaria della questura di Trapani. Cambiamo argomento, si respirava già aria di misteri ieri sera in piazzetta Purgatorio con le note della banda dell'Addolorata che ha eseguito le prime marce funebri in occasione delle scinnute del primo venerdì di Quaresima. È l'inizio di una... Cioè, è l'inizio e la conclusione di un momento di preparazione che è enorme. E si arriva già a questa giornata con un bel peso sulle spalle. Però siamo soddisfatti perché in effetti lavoriamo per questo, non è che lavoriamo per altro. La buona riuscita della prima scinnuta consente di prevedere una buona manifestazione, una buona processione. Direi che fra l'altro insomma, ci sono tutti i presupposti, oggi 5 gruppi qui al centro della chiesa, una, come di consueto, una buona affluenza di pubblico e quindi ancora una volta la città che aspetta e si stringe attorno a questa processione. Senz'altro, sicuramente senza la città non potremmo avere una processione, già anni addietro. Quando nel 74 abbiamo deciso di costituire l'Unione delle Maestranze, la processione era allo sfacelo, i gruppi li usciva l'ente provinciale per il turismo,
i ceti erano quasi scomparsi, c'erano rimasti quelli più attaccati, non c'era più la città dietro alla processione. Il recupero è stato pesante perché naturalmente ci sono sempre i buoni e i cattivi che cercano di modificare le buone intenzioni, però la costanza è quella che vince. Abbiamo voluto e ci siamo riusciti. Fermiamo un attimo solo per la pubblicità, vi aspetto subito dopo. Scatti e riscatti. Questa mattina l'Istituto Tecnico Giovan Battista Amico di Trapani ha preso il via a un workshop fotografico realizzato in collaborazione con Canon. Lezioni d'amore, questo è il titolo dell'iniziativa promossa dall'ASP di Trapani e dell'Istituto Rosina Salvo in occasione della Giornata Internazionale delle Donne. Che parli il campo. Dopo le vicende societarie che hanno interessato il Trapani Calcio, domani Granata scenderanno in campo alle 14.30 contro la Casertana. Alle 17 poi toccherà alla Pallacanestro Trapani affrontare in trasferta Bergamo. Questa mattina l'Istituto Tecnico Giovan Battista Amico di Trapani ha preso il via a un workshop fotografico realizzato in collaborazione con Canon nell'ambito del progetto Scatti e Riscatti, evviva la mia città. L'iniziativa è rivolta agli studenti dell'indirizzo grafica e comunicazione dell'Istituto e rientra nell'ambito di un progetto fatto assieme a Canon che ha messo a disposizione degli studenti delle macchine fotografiche, mentre la formazione viene curata dal docente di fotografia Mariano Bevilacqua, che questa mattina ha tenuto la prima lezione. Per Canon, per questa azienda, è fondamentale lavorare con le nuove generazioni e con la formazione all'interno delle scuole, perché comunque è il futuro. Non per l'azienda non è importante indirizzare i ragazzi verso uno o altro brand, però comunque indirizzare per la giusta cultura fotografica. E oggi più che mai l'immagine è diventata importante, fondamentale per tutta quella che è la promozione di se stessi e dei prodotti, insomma, per le aziende. Oggi parliamo di come approcciarsi come mestiere al mondo dell'immagine e attraverso come azienda o come freelance, e stiamo facendo un rispolvero di tutte quelle che sono i tecnicismi, quindi parlare di ISO, di tempi, di diaframmi, come utilizzare la macchina al meglio in manuale, in modalità manuale, ma soprattutto far presente ai ragazzi quanto importante sia utilizzare questo strumento, che sia videografico o fotografico, nel mondo in cui viviamo oggi. Nell'ambito dell'iniziativa sono previste anche delle uscite in esterna per fotografare le bellezze e i monumenti del territorio. Gli scatti degli studenti saranno poi esposti in un'apposita mostra, come è avvenuto per le fotografie di un precedente progetto. E sicuramente il carattere innovativo di questo progetto è che l'azienda, è un'azienda come Canon, scende in campo e lavora con una scuola, con degli studenti di un indirizzo ovviamente di settore, perché lavorerà con i ragazzi dell'indirizzo grafica e comunicazione, e per svolgere un progetto attivo. I ragazzi avranno in consegna un'attrezzatura Canon per un certo numero di giorni, dovranno lavorare su un tema specifico, dovranno realizzare dei prodotti fotografici che faranno parte di un archivio che servirà poi anche a un momento di restituzione, perché Mariano Bevilacqua non si limiterà soltanto a fare il corso di formazione ai ragazzi iniziale, ma li seguirà passo passo e poi nel momento di restituzione creerà anche presupposti perché questi ragazzi possano correggere i loro eventuali errori. ASP di Trapani insieme all'Istituto Rosina Salvo hanno celebrato la Giornata Internazionale delle Donne con uno spettacolo organizzato dagli studenti dell'Istituto. Lezioni d'amore è il titolo dello spettacolo che ha visto protagonisti gli studenti, maschi e femmine, che con pensieri, canzoni, poesie e riflessioni hanno sviscerato la parola amore.
Gli stessi studenti stanno partecipando ad una attività di prevenzione della violenza di genere portato avanti dal dottor Antonio Sparaco, referente per la lotta alla violenza di genere per l'ASP di Trapani, che in collaborazione con la professoressa Sabrina Rocca, referente dell'educazione sentimentale dello stesso istituto, implementa le attività di prevenzione attraverso la tecnica dell'empowerment, con l'obiettivo di miglioramento dello sviluppo delle proprie abilità, delle proprie capacità e di autostima. Alla fine del percorso le ragazze saranno in grado di riconoscere i segnali primordiali di violenza e agire di conseguenza. Questa attività sperimentata nel 2014 è divenuta ormai un'attività istituzionale che il commissario straordinario dell'ASP, dottor Fabio Damiani, vuole implementare anche negli anni successivi. L'incontro è stato aperto dal dirigente scolastico dell'Istituto Rosina Salvo, professoressa Giuseppina Messina, e dal direttore amministrativo dell'ASP di Trapani, dottoressa Rosanna Oliva. Ieri sera presso la sala conferenze Solina Quartana di Custonaci si è tenuta la conferenza dal titolo Genere femminile, numero plurale, percorsi di affermazione. Un incontro ricco di interventi e testimonianze professionali e personali delle numerose donne intervenute. La giornata internazionale della donna è stata celebrata dal Centro Studi Dinogrammatico lanciando, ha commentato il presidente Fabrizio Fonte, un messaggio positivo ai presenti che si proponeva di essere un monito per le future generazioni. Domani pomeriggio, con inizio alle 18, al Teatro Comunale di San Vito Lo Capo andrà in scena La memoria degli innocenti. Un testo di Giancarlo Figuccio, mirabilmente interpretato da Anna Graziano e Giuseppe Battiloro. Un testo che ci fa ripercorrere fra fantasia e realtà la memoria di un paese, dalle stragi ai grandi uomini che hanno pagato con la vita. Tutto questo per non dimenticare. È uno spettacolo che pone sicuramente un grosso interrogativo a tutti noi che abitiamo questo paese favoloso chiamato Italia. È un interrogativo perché ci pone davanti a una realtà, cioè essere complici dell'illegalità o della bellezza. Il cosiddetto bel paese, quindi l'Italia, il paese della bellezza, che però viene poi svilito, devastato da 50 anni, quindi dal 1969 fino ad oggi, da mezzo secolo, di eventi molto drammatici, di eventi di cronaca molto gravi, quindi dalla strage di Piazza Fontana fino ai nostri giorni, e poi vedremo sul palcoscenico cosa succederà. Mio personaggio è molto interessante, ha un'evoluzione che mi è piaciuta subito appena ho letto il testo di Giancarlo, un testo affascinante direi, ed è percepibile per chi verrà a vedere lo spettacolo. E la cosa che mi piace molto appunto questa trasformazione del personaggio, un personaggio inizialmente cinico ed insensibile come molte volte siamo noi italiani, e poi comincia prima con un cuore assolutamente come tutti. Penso che l'insensibilità è un attimo che smarriamo il cuore, ma in realtà quel cuore c'è ed esce fuori poi alla fine. Questa è la bellezza anche del personaggio, anche perché diamo una speranza a chi ha vissuto momenti veramente difficili nella memoria di queste stragi che purtroppo hanno attraversato il nostro bel paese. Anna, un personaggio un po' zingaresco il tuo, che in realtà poi scopriremo proprio in teatro che così non è. Però insomma il gusto anche di recitare a casa tua. Sì, assolutamente, questo spettacolo nasce a casa mia. Noi abbiamo iniziato le prove proprio con questo spettacolo sul palco di San Vito Lo Capo, quindi giochiamo in casa. E poi secondo me era dovuto, io mi sentivo il dovere di farlo vedere al mio paese, ma non soltanto perché ci sono io, soprattutto perché io proprio sento un dovere nei confronti di questo spettacolo, cioè comunicarlo a tutto il mondo, perché il messaggio è veramente importante e molto forte. A Paceco domani pomeriggio a partire dalle 15:30 dalla scuola elementare si snoderà un corteo a difesa dei randaggi presenti sul territorio. La manifestazione organizzata dal Comitato Volontari Animalisti di Paceco doveva svolgersi lo scorso 23 febbraio, ma era stata rinviata a causa delle avverse condizioni meteo. Al termine verrà consegnato un documento al sindaco. A proposito di condizioni meteo, andiamo a vedere quelle per i prossimi giorni. Nel pomeriggio di oggi il cielo sarà poco nuvoloso con temperature comprese tra gli 11 e i 16 gradi, venti moderati provenienti da nord-est. Il mare sarà poco mosso, in serata il cielo sarà sereno, i venti continueranno a soffiare da nord-est.
Per domani mattina il cielo sarà sereno con venti moderati provenienti da nord-ovest. Le temperature minime saranno attorno ai 10 gradi, sui 16 le massime. Il mare sarà poco mosso, i venti continueranno a soffiare da ovest. E per gli appuntamenti sulla nostra emittente questa sera alle 19.40 e alle 22.40 andrà in onda il nostro magazine. Adesso una breve pausa e poi torniamo con lo sport. Pagina dedicata allo sport, apriamo con il calcio. Questa mattina allo stadio provinciale si è tenuta la conferenza stampa di mister Vincenzo Italiano sulla partita di domani contro la Casertana. L'allenatore granata ha parlato così. Per quanto riguarda noi non abbiamo fatto altro che continuare a fare il nostro lavoro. Le partite sono tutte importanti, a maggior ragione partite contro squadre che hanno a disposizione giocatori come Floro Flores, Castaldo, Padovani, Vacca, Pascali. C'è una squadra che chiaramente doveva, tra virgolette, fare un campionato di altissima classifica e qui è quinta in classifica, sta facendo forse meno rispetto alle aspettative, però è sempre una squadra da temere, che come detto te può fare il risultato contro chiunque, anche con queste assenze che avranno. E poi io penso che la gente, per quanto riguarda quello che noi abbiamo dimostrato e fatto vedere, alla fine la gente quando vede sudare la maglia, quando vede tutti i ragazzi uscire stremati e hanno dato il massimo, io penso che noi da questo punto di vista gli esami li abbiamo superati. Vogliamo da qui alla fine continuare a rendere orgogliosi i nostri tifosi. Per quanto riguarda la serenità dei ragazzi, io mi auguro che vorrei solamente quello, avere dei ragazzi concentrati solo sulla partita, essere sereni, continuare come abbiamo fatto senza avere disturbi di altro genere, e sono convinto che da qui alla fine noi saremo, per quanto riguarda questo discorso qua, sempre gli stessi e daremo sempre l'anima. E a dirigere l'incontro valevole per la 30ª giornata del campionato di Serie C sarà Andrea Zingarelli di Siena, suoi assistenti Alessandro Rotondale dell'Aquila e Michele Pizzi di Termoli. Andiamo a vedere adesso con l'aiuto delle regie la schermata di questa 30ª giornata. Paganese Regina si giocherà domani alle 14.30, così come Rende Sicula Leonzio, Siracusa Francavilla, Trapani Casertana. Invece sempre domani, ma alle 16.30, Monopoli Bisceglie, Potenza Rieti, alle 18.30 Catanzaro Catania e Juve Stabia Cavese, Viterbese Matera ovviamente a tavolino 3-0. Per questo turno ha riposato la Vibonese. E ieri si è tenuta un'altra conferenza stampa, quella del neo proprietario del Trapani Maurizio De Simone, che è intervenuto insieme alla dottoressa Paola Eracani, presidente della Liberty Lines, e ha parlato anche delle vicende che lo riguardano personalmente su Avellino e Matera. Avellino, discorso Avellino, c'è in corso un'indagine della procura, ma l'indagine non riguarda il sottoscritto, riguarda la vecchia proprietà dell'Avellino Calcio, con cui ho avuto il piacere e l'onore di collaborare per 10 stagioni circa. Sarebbe dovuta cominciare la decima a giugno. Ho provato a consigliare all'epoca delle fiduzioni il signor Taccone, purtroppo non ci sono riuscito perché l'Avellino non era certamente mio, ma era del signor Taccone, quindi ha fatto delle scelte, sono sue. Io ho collaborato prevalentemente da esterno con l'ufficio stampa, siamo cresciuti nel corso degli anni, avevamo iniziato a sviluppare un applicativo per quanto riguarda la gestione della squadra di calcio. Purtroppo è maturata questa inchiesta, ma non su di me o sulle mie società, è maturata sull'Avellino. Col Matera l'idillio è durato una settimana perché abbiamo sottoscritto un preliminare, tutto quello che era nel preliminare dalla vecchia proprietà del Matera, che premetto e che sia scritto, non andava scritto assolutamente per quanto mi riguarda, ma non lo dico io oggi perché mi è comodo, lo dicono i fatti per quello che è successo. E però per fortuna
ce ne siamo accorti in tempo, già capendo al momento in cui una proprietà non ti mette a disposizione il minimo dopo una settimana, ma non perché è arrivata la procura che, se mi consentite, quello che hanno fatto potevano, secondo me, farlo in maniera diversa. Hanno dovuto fare qualcosa di mediatico, però scelte loro. Io non ho le mie opinioni che restano mie e non saranno divulgate oggi. E adesso invece parliamo di basket, perché domani la Pallacanestro Trapani alle 17 affronterà Bergamo nella 24esima giornata. Andiamo ad ascoltare il coach Daniele Parente. Rodney Clark ha ricominciato col gruppo da mercoledì, ha svolto tutti gli allenamenti, è ovvio che è indietro di condizione perché era 20 giorni che non gioca, ma diciamo che siamo contenti perché non avverte più dolore, clinicamente è guarito, ora bisogna soltanto dargli il tempo di recuperare e di reinserirsi. Stesso discorso vale con Cameron, che veniva da un mese dove soffriva di leggera pubalgia, quindi è stato tenuto al riposo, anche lui un po' indietro di condizione, il resto tutti bene, qualche acciacco influenzale dovuto alla stagione. Quindi diciamo che gli americani sono un po' indietro di condizione, ma si stanno allenando, quindi bisogna dargli un pochino di tempo per recuperare la forma fisica. La partita è una partita molto complicata perché Bergamo è una squadra dal grosso talento offensivo, ha una coppia di americani forse per produzione una delle migliori del campionato, ha indubbiamente l'americano più forte del campionato, lo dimostra, penso che non abbia cannato una partita, è un giocatore totale per atletismo e tecnica, un giocatore dal piano superiore che coinvolge tutta la squadra, ha un altro, l'altro americano è simile non fisicamente a Roderick ma con molto potenziale offensivo per se stesso e per innescare i compagni, gli italiani molto funzionali, molto temibili al tiro, ognuno sa cosa deve fare in quella squadra, credo che Bergamo stia facendo un grosso campionato, un periodo di appannamento l'hanno avuto tutti, loro l'hanno passato, hanno vinto di 30 Biella, hanno disputato una grandissima Coppa Italia, quindi sarà una partita molto molto complicata. Una terra libera dalla mafia, un futuro migliore per Trapani e la Sicilia, finalmente libera dalla morsa di Cosa Nostra, è la speranza dei cittadini intervistati per la nostra nuova puntata di On the Road. L'ultima operazione antimafia ha scosso la città, lei cosa ne pensa? Queste cose... Per me c'è persone che non c'entrano in queste cose, secondo me. È troppo una montatura, secondo me, questa cosa qua. Perché ci sono persone con Ruggirello, cosa c'entrano con una persona con Ruggirello? L'Enverera, per esempio, era lista con l'UDC. Con Ruggirello che cosa c'entra? A me mi sembra una cosa... quindi... No. Per me è una montatura, almeno alcune cose sono montature. Vabbè, questo penso che sia una cosa normalissima, una routine qua da noi. Non c'è politico che non sia corrotto, secondo me. Lei che cosa si augura per il futuro di questa città, di questa terra? Ma io mi auguro che le cose cambiano. Dobbiamo essere tutti noi, il popolo soprattutto, a dare una spinta forte a questo. Devo dire che da poco abbiamo un buon sindaco, secondo me, il mio parere, e speriamo bene. L'ultima operazione antimafia ha scosso la città di Trapani sicuramente, lei cosa ne pensa? Che è giusto,
che dobbiamo liberarci di questo peso, se no non abbiamo futuro. E lei cosa si augura per il futuro di questa città, di questa terra in generale? E mi auguro che al più presto vengano eliminati alibi come prendere il famoso latitante. Così ci togliamo il pensiero di questa cosa e siamo liberi da di fare qualsiasi attività. Cosa ne penso? Sono cose che forse c'è del fuoco che cova sotto, cova, magari noi non ce ne rendiamo conto, ma poi prima o poi sono nodi che vengono a pettine. Lei cosa si augura per il futuro di questa città, ma di questa terra in generale? Mi auguro che dovremmo avere un poco più di sensibilità, diciamo, per quanto riguarda la nostra città, perché abbiamo delle potenzialità enormi e li mettiamo da parte. E il turismo è la prima base, diciamo, è la base di tutta l'economia. Non abbiamo bisogno di fabbriche, non abbiamo bisogno di niente, abbiamo bisogno di agricoltura e turismo, perché abbiamo solo, abbiamo tutto. E le persone ce lo invidiano e noi non riusciamo a valorizzarle. Tanti auguri alle forze dell'ordine che stanno lavorando molto bene. Ma lei cosa ne pensa? Che hanno fatto benissimo. Lei cosa si augura per il futuro di questa città e di questa terra in generale? Che facciano sempre di queste gettate e che levano tutta sta delinquenza che c'è in giro. Siamo stanchi. Secondo me era già risaputa, era solo una questione di tempo. Posso dirti cosa mi auguro? Che venga ripulita del tutto, che ci sia spazio veramente per una vita serena per tutti, soprattutto per i ragazzi. Scusate.